quali ci classificheremo poi ai regionali, e chi ai regionali si andrà anche alle nazionali. Nazionali si svolgeranno ad Assisi quest'anno. Altra informazione per quanto riguarda il gioco: per i capitani, alcune istruzioni, perché magari alcuni sono alle prime armi nel gioco. Quando successivamente troverete nel foglietto, questa volta avete scritto voi i nomi. Poi il capitano, prima di consegnarmi il foglietto, barrerà sotto i nomi dei giocatori, chi è al secondo, 1, 2, 3 o 4, ti vorrà fare giocare il turno successivo. Questo è importante. E dal turno successivo vedete stampati anche i nomi sul foglietto. Altra cosa, come si devono sedere i ragazzi? Il primo di prima scacchiera, che sarà bianco. Chi sta sul lato bianco del foglietto sarebbe il lato sinistro, chi sta sul foglietto sul lato destro è il nero. Altre informazioni: secondo le direttive dal 1 luglio 2014 sono cambiate le regole degli scacchi. Le regole degli scacchi sui rapid, lampo sotto ai 60 minuti, quindi per questo torneo, mossa irregolare, partita persa. Una mossa irregolare, partita persa. Una mossa irregolare, partita persa. Ripeto per l'ennesima volta. Una mossa irregolare, partita persa. Dal 1 luglio 2014. Quindi fate attenzione. Se chiamate l'arbitro, l'arbitro non può fare altro che far rispettare le regole. Per chi è alle prime armi, vi prego di pensarci, cioè avete 30 minuti di tempo. 30 minuti di tempo sono tantissimi. Non facciamo che dopo 5 minuti vi siete finito il tempo e avete perso per mossa irregolare. Questo è quello che capita sempre. Quindi fate attenzione su queste piccole cose. Altra cosa che vi chiedo come cortesia personale: prima di iniziare la partita controllate gli orologi, stanno ai 30 minuti? Se non lo stanno ai 30 minuti, se non lo sapete fare, chiamate o un arbitro o un collaboratore che ve li mette a posto. Seconda cortesia personale sarebbe, esatto, alle 5 e mezza. Va bene, sì, va bene così, alle 5 e mezza sono l'orario. Altra informazione: prima di iniziare la partita controllate che tutti i pezzi siano a posto, perché precedentemente chi ha giocato non può aver rimessi i pezzi nel modo giusto, quindi è una cortesia, controllate i pezzi. Altra cosa: se c'è qualche problema alzate la mano, uno degli arbitri o dei collaboratori arriveremo a darvi una mano a verificare le regole e quello che chiedete. I turni di gioco sono 5 per chi ha il torneo sopra 6 squadre. Ci sono alcuni tornei come gli allievi e come gli juniores, se non sbaglio, quindi le squadre sono 4. Allora faremo, secondo il regolamento, un torneo di italiana a doppio girone. Per quanto riguarda gli juniores e i femminili, se siete due squadre, abbiamo fatto un torneo più che altro per farvi giocare di mensile, perché siete già classificate di diritto. Perché siete le prime due squadre si classificano, perché altrimenti venivate qua a non giocare, vi sembra strano per non farvi giocare. Quindi non vi preoccupate. Giocherete i turni all'italiana, al doppio italiano, saranno di più. Altra informazione: una raccomandazione sulla mossa irregolare, perché ci abbiamo proprio per vizio. Ci abbiamo per vizio che l'avversario fa mossa irregolare e voi chiamate, fatevi furbi, fategli fare la mossa irregolare, fategli premere l'orologio, così è insindacabile il giudizio. Cioè, se l'avversario ha voluto l'orologio,
può fare niente, ha premuto l'orologio. Ok? Allora, Caterina, vuoi dare delle raccomandazioni particolari? Allora, grazie per gli accompagnatori. Man mano che voi avete finito la partita, avete visto già di allontanare dalla stanza. Bene? Le aule pronte sono quelle lassù, oppure se possiamo ci accomodiamo pure fuori, perché siamo tanti. Qui c'è scuola e bisogna che ci diamo una mano per quanto riguarda la collaborazione. Chiedo per cui l'aiuto degli insegnanti che controllano particolarmente le scuole che hanno a disposizione. Bene, detto questo. Allora, ecco, quando finiscono i turni non tutti finiscono allo stesso tempo. Se voi quelli elementari hanno già finito, quando rientrano devono rientrare ma in silenzio perché gli altri giocano già. E i turni noi li attenderemo dove? A quella colonna là. No, sul vetro? Allora, sul vetro e su quella colonna là. Su quella colonna là. Bene? Ripeto. Allora, i turni successivi non vi chiamiamo così ragazzi, non vi chiamiamo più come abbiamo fatto adesso, perché se no andiamo la mattina presto. I turni saranno appesi su quel quadro là, bene? Su quel quadro là e qua sulla finestra. Bene? Allora, gli accompagnatori sono pregati di far silenzio di. Per i ragazzi che non giocano purtroppo abbiano pazienza e a questo punto credo che l'arbitro possa dare via il gioco. Allora, aspettate, l'arbitro non ha dato via il gioco. Vi ricordo per l'ennesima volta, per i capitani, prima di portare il foglietto dovete firmare tu, entrambi i capitani, e segnalarmi sotto le crocette per il prossimo turno. Allora, avete controllato i pezzi? Controllato gli orologi? Datevi la mano. Silenzio assoluto, bianco in moto.